buonasera e ben ritrovati con gli ultimi segreti di Fatima. Nella precedente puntata abbiamo trattato del celebre messaggio che parlerebbe, tratterebbe, secondo quanto ci ha rivelato in diretta Monsignor Balducci, della terza guerra mondiale. Ma sono molti i segreti che ancora non sono stati rivelati circa quelle apparizioni portoghesi del 1917. Lo vediamo nel primo servizio. Il 13 maggio 1981 dei colpi di pistola risuonarono tra la folla accorsa in piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale. Giovanni Paolo II era stato ferito dal terrorista turco Ali Agca dei Lupi Grigi. Agca venne arrestato immediatamente e in seguito fu perdonato da Papa Wojtyla pochi giorni dopo l'attentato, durante il primo Angelus che il pontefice pronunciò dalla sua stanza dell'ospedale Gemelli. Ma come mai l'infallibile killer aveva mancato la mira ad una distanza così ravvicinata? Secondo il cardinale Tarcisio Bertone, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, sarebbe stata la Madonna a deviare materialmente la mano del turco. Vi sarebbero in effetti degli aspetti ricorrenti, misteriosi, sconcertanti, quasi soprannaturali in tutto il dossier Fatima. Un filo invisibile lega il passato con il presente. La Madonna apparve per la prima volta il 13 maggio e per 13 volte. Papa Wojtyla, a lei particolarmente devoto, fu ferito per due volte, sempre il giorno 13. Suor Lucia, l'ultima testimone dei fatti portoghesi, morì giorno 13. Certi numeri sembrano tornare allora con ossessione. Non solo. Nei messaggi che la Madonna avrebbe consegnato ai tre bambini vi sarebbero stati riferimenti ad altre apparizioni, in particolare al caso di La Salette, un'apparizione assai poco divulgata che risale al 1846 in Francia e che vide testimone due ragazzini, Melania e Massimino. Anche ai due piccoli francesi la Madonna avrebbe parlato di un inferno sulla terra e di spari al Papa. Dei segreti parlò per la prima volta Lucia il 31 agosto 1941, 24 anni dopo i fatti di Fatima, ma svelò soltanto che, dopo il regno di Pio XI, sarebbe iniziata un'era cupa ed una luce sconosciuta sarebbe stata vista in cielo. Sarebbe stato quello il segno della prossima punizione del mondo. Per impedire tale fine, la Chiesa avrebbe dovuto consacrare la Russia, atea, al cuore immacolato di Maria, il che sia Pio XII che Papa Wojtyla si affrettarono a fare e a ripetere. Solo in quel modo la Madonna avrebbe frenato la collera di Dio. Secondo molti studiosi, la profezia della notte illuminata si sarebbe avverata con l'aurora boreale segnalata dagli astronomi tra il 25 e il 26 gennaio 1938.